Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del venerdì dedicato al personaggio misterioso, in compagnia del caro Brady. Il maestro fide Fabrizio Ranieri ha confuso Brady per un koala. Brady, per chi non lo sapesse, è un bradipo, non è un koala. Ok. Giusto per precisare, ok? Bene. Oggi ha la pettorina perché siamo andati a fare un po' di jogging nel bosco, insomma. Avevamo bisogno un po' così di fare un po' di allenamento, no? Brady, tutto bene? Allora, Brady, saluta. Ciao, sono Brady. Allora, Brady è qui a guardare con noi questo video. Video che in realtà è un video dedica, perché un utente del canale mi ha segnalato questo personaggio che comunque già conoscevo, ma che conoscevo soltanto per via di una variante che porta il suo nome, la variante Breyer della Roy Lopez. Ebbene signore, andremo a parlare proprio di Gyula Breyer, giocatore ungherese dei primi del Novecento, giocatore d'attacco favoloso, ma aveva una peculiarità: lui cambiava sempre apertura, le ha praticamente giocate tutte, addirittura ha inventato delle aperture sue, delle varianti, una nel gambetto di re e la variante Breyer, e una nella Roy Lopez, la variante Breyer della Roy Lopez col nero. Tanto per farvi capire di cosa stiamo parlando, allora, la variante Breyer, che un utente del canale, se non erro Alessandro, gioca al gambetto di re. Volevo chiedere se ha mai visto questa linea. E4, E5, F4, cattura del pedone, donna F3, variante Breyer. Il motore la considera inferiore, ok, però in realtà è ricca di sottigliezze questa variante, ok? Si può adottare tranquillamente, anche perché il motore, insomma, da meno 1 adesso, però poi andando avanti il gioco tende un pochino a equilibrarsi, ma con molte complicazioni. Adesso non sto qui a farvi vedere la variante Breyer del gambetto di re, era solo per farvi vedere che cosa ha inventato Breyer. E poi ha inventato col nero contro la Ruy Lopez, tra l'altro lui giocava molto la Ruy Lopez anche col bianco. Scopo B5, ok, A6, scopo A4, cavallo F6, arrocco corto, vescovo E7, torre 1, B5, vescovo in B3, arrocco corto, C3, D6, H3, cavallo B8. Questa è la variante Breyer. Breyer aveva capito una cosa, che il cavallo in C6 non è così forte, ok, perché intralcia il pedone C. L'ideale sarebbe stato di metterlo in D7, però l'ordine di apertura non prevede il cavallo in D7 per ovvie ragioni di sviluppo. Allora, cosa ho detto? Perdiamo un tempo, torniamo indietro col cavallo, e una volta messo il vescovo di fianchetto si giocherà cavallo BD7 per appoggiare la spinta C5, o addirittura per
andare col cavallo in C5, ok? Per andare un po' qui a guastare un po' la situazione del bianco, attaccare il vescovo, insomma. Ok, queste sono le due varianti, insomma, che ha inventato. E che dire di lui? Lui nasce a Budapest nel 1893 e morirà a Bratislava nel 1921. Quindi all'età di 30 anni, morto molto giovane, morto nel pieno della sua forza. Perché nel 1920 vincerà un forte torneo a Berlino e si stavano per lui aprendo le porte. Dei grandi tornei, insomma, dei grossi nomi, di grossi calibri dell'epoca, Lasker, Tarrasch, giovane Aliekhine, giovane Capablanca, insomma. Che dire di questo giocatore? Giocatore che purtroppo è stato sfortunato. Perché gli è venuto un infarto all'età di 30 anni. Ma cosa ha prodotto sulla scacchiera? Delle partite incredibili, signori, mi raccomando, anche Brady è già agitato, signori. Like e iscrizioni al canale che stanno aumentando, vedo che qui vanno avanti adesso le iscrizioni. Grazie di tutto, veramente, siete speciali per me, siete come una famiglia, per questo che io accontento nel possibile tutte le richieste degli utenti del canale. Questo è un video dedica che mi hanno segnalato Breyer. Andiamo a vedere le sue partite. Devo essere sincero, non le ho mai viste le sue partite. Non so, l'ho guardato, diciamo, la variante Breyer con il nero, ma da un punto di vista teorico, ma le sue partite non le ho mai viste. È stata una sorpresa anche per me, perché generalmente i personaggi che faccio vedere li ho scoperti io. Questo non l'ho scoperto io, l'ho scoperto un utente del canale, se non erro sempre Luigi Riccio, che continuo a ringraziare. Bene, ora andremo a vedere due partite col bianco e due partite con il nero. La prima partita che andremo a vedere, giocata nel 1913, quindi un ventenne Breyer contro Widmar. Widmar è un giocatore jugoslavo, insomma, molto forte. Andremo a vedere che tipo di gioco. Lui non aveva dei repertori fissi d'apertura, poteva giocare qualsiasi impianto, sia col bianco sia col nero. Andiamo a vedere questa partita. Gyula Breyer, pezzi bianchi. Widmar pezzi neri. 1 e 4, apertura di re. Non giocava, giocava qualsiasi cosa, poteva anche giocare uno di 4, ok? Non era un giocatore da repertorio fisso, ok? Molto bizzarro. Così mi è stato segnalato. Questo mi ha detto: "Facci vedere Breyer, che è un giocatore brillante". Oh, e4 e 5. Cavallo F3, cavallo C6, vescovo B5. Ora, qui Breyer gioca la Ruy Lopez, signori, perché lui era un grande giocatore di Ruy Lopez col bianco, per quello poi ha fatto grandi studi sulla Ruy Lopez con il nero. A6, variante classica, difesa Morphy, con A6. Vescovo A4, cavallo F6, arrocco corto. Cavallo per E4, la variante aperta della Ruy Lopez. Una delle varianti che preferisco. Una variante che ai giorni nostri è poco giocata. Era giocatissima negli anni 90. Era giocata da Anand. Poi l'ha giocata anche Ding Liren. Insomma, oggi qualche volta si vede, però è iperteorizzata. Ma all'epoca non era così teorizzata come oggi. Vediamo. D4, variante principale, si va subito ad attaccare il centro con D4. Si può giocare anche subito torre E1, attaccando il cavallo,
torre 1, cavallo torna in c5, ok, molesta il vescovo, quindi il bianco giocando torre 1 rinuncia alla coppia dei vescovi. Però questa è la continuazione antica, la continuazione più moderna è d4, che va subito a minare il pedone. B5, per non far cambiare questo vescovo su questo cavallo, altrimenti il pedone e5 avrebbe grossi problemi, guadagna un tempo, vescovo in b3, d5. Non è tanto importante mantenere il pedone di vantaggio, una variante aperta, ma quantomeno limitare l'efficacia di questo vescovo. Il bianco, il nero restituisce subito il pedone per creare un blocco su case chiare, giocata anche da Viktor Korčnoj, più grande esperto della variante aperta di tutti i tempi probabilmente. Ok, presa, vescovo 6, c3. A cosa serve c3? C3 serve per limitare il cavallo, ok, e non solo, anche per dare un occhio alla spinta di 4, che in alcune varianti si gioca. Vescovo c5, questa è una mossa molto importante perché va subito a tallonare il punto f2. C'è una variante di cui tratterò la prossima volta, quindi il video sulle aperture della prossima puntata sarà dedicato all'attacco di Luart della Ruy López, quindi variante aperta dove nero sacrifica cavallo e vescovo su pedone e torrone per Nigorti. È una variante che ha giocato Caruana recentemente anche. Sembrava finita nel dimenticatoio, ma l'hanno riesumata. Brady, l'hanno riesumata, anche tu potresti giocarla. Brady è un giocatore un pochino più posizionale, però è uno che se vede qualcosa che gli piace poi vuole provare a giocarlo, ok? E qui Breyer gioca donna d3. Donna d3 è l'attacco mozco, l'attacco del mozzo, questo l'attacco marinaresco, no? Proprio molto garibaldino, molto questa mossa veramente impetuosa, no? Tipica dei marinai avventurieri, no? Una mossa alla Capitano Ahab. Donna di 3, oggi come oggi cavallo bd2 è la variante principale, che sviluppa il pezzo. Con cavallo bd2 si può entrare nella variante, nell'attacco di Luart in realtà, però il bianco vuole evitare probabilmente l'attacco di Luart e gioca donna di 3. Veramente io non ho mai visto donna di 3 nella variante aperta, è la prima volta che la vedo. Tacco mozzo, tacco il mozzo, marinaio, va bene, donna di 3. Ma che idea può avere donna di 3? Probabilmente vuole lasciare posto anche al torne per Nigorti. Continuare lo sviluppo normale, ma avendo la donna di 3 al posto che in di 1. E può anche essere un'idea per evitare il vescovo g4, che è una mossa che si farà più avanti e che Korčnoj giocherà spesso. Arrocco corto, cavallo bd2, f5, Widmar vuole congelare la posizione sulle case chiare, solidificare questo cavallo. Ora, in caso di cavallo per cavallo, ovviamente arriverebbe pedone per e forchettone. Non si può prendere il cavallo. Si può prendere en passant, composizione complicata. E infatti è la gioca, signori, è la gioca. Brady ha giocato la variante con la presa en passant o al varco, come si diceva una volta in Italia, presa al varco, signori, ti aspetto al varco.
cavallo per F6, cavallo G5, intraprendente. Questa è una mossa che fa vedere proprio lo spirito di Breyer, no? Quello spirito indomabile del giocatore che vuole giocare aggressivo, no? Del tipo come la pubblicità dell'orologio: toglietemi tutto, ma non il mio Breyer, signori. E poi i Brady qui di sponsor ne conosce, perché ovviamente lascio un po' la parola anche a lui. Brady vuol dire qualcosa? Mi raccomando, ciao a tutti, sono Brady, Brady Postakinsta, non mi confondete con altri animali, prego. Comunque, volevo ricordarvi, Martini Coppa Gelato, per i bambini. Mangiate le coppette gelato di Martini, così diventerete dei grandi scacchisti come Brady. E poi, mi raccomando, sempre sgommare sulle Alfa Romeo. Ok, io sono uno che fa tanti sponsor, sono un animale immagine. E lavoro anche per il National Geographic. Ok, guardiamo questa partita. Molto interessante, giocatore un attaccante incredibile. Non è il mio stile, però andremo a guardarlo. Va bene, Brady ha detto la sua, ok, ha fatto il suo annuncio pubblicitario, va bene, Martini Coppa Gelato e Alfa Romeo, mi raccomando. Qui Widmar attacca la donna con cavallo 5, cioè, ma una buona mossa, il motore da gioco parte. Vediamo che si inventa Breyer, donna G3, la migliore del motore, tacca cavallo e tiene pressione con la donna. Breyer era un giocatore innovativo, un giocatore che ha tra pochi, era uno di quelli che tirava fuori la donna in apertura. Lui, insomma, se ne fregavano, lui considerava la donna un pezzo attivo, un pezzo combattente. Siccome è molto potente, bisogna giocarlo in fretta, bisogna subito buttarlo allo sbaraglio. Allora, qualcuno mi può dire, ma mi hanno sempre insegnato che la donna va giocata più avanti nella partita. Sì, è vero. Però i giocatori d'attacco, insomma, sono giocatori senza compromessi. Loro sanno dove mettere la donna, il punto è che se lo fate voi, a volte se lo faccio anch'io, perdiamo solo dei tempi e basta. Però guardate come i grandi campioni d'attacco sanno sfruttare una donna già in centro partita, già attiva, già sul campo di battaglia. Widmar difende il cavallo con la donna, comunque il nero sta bene, insomma, niente di che, è solido, però sono quelle posizioni dove si parte lento, poi ci si infiamma all'improvviso, e Breyer era specialista nell'usare anche aperture così considerate inferiori, magari anche piattume, però dopo le trasformava in qualcosa di assurdo. Vescovo in C2 vuole portare questo vescovo in una diagonale, insomma, più fruttuosa, più rampante, diciamo, no? H6, questa è una mossa che si fa per scacciare il pezzo avversario, ma è anche un indebolimento. Allora, questo è un consiglio che vi voglio dare. Quando vedete una batteria di vescovi che tempesta, soprattutto vescovo campo chiaro, che tempesta l'arrocco del nero, fare H6 indebolirebbe mostruosamente la casa C6. Allontanate un pezzo subito, ma vi ritrovate con una debolezza molto brutta poi per tutta la partita. Per questo al motore non piace, ok? Voi dovete capire come mai un motore cambia valutazione, no? Se vedete soltanto il freddo numero, non potete capire, ci vuole uno che vi spiega perché un motore la pensa in un modo, perché no.
motore dà vantaggio bianco proprio per questo indebolimento strutturale. Ok, molti novizi tendono ad attaccare i pezzi avversario coi pedoni, trascurando il fatto che una volta che spingete un pedone si crea una debolezza nella casa a fianco al pedone. Ok? Ci sono delle situazioni in cui è necessaria la spinta H6 e delle situazioni in cui non va assolutamente bene. Esempio, se questo vescovo delle case chiare non ci fosse più stato sulla scacchiera, allora H6 era una mossa importante. Cavallo B3 di Breyer lascia il pezzo in presa, signori, che fa? Sacrificio di pezzo, ma è uno pseudo sacrificio di pezzo, perché qui bisogna solo calcolare un attimo: se il nero cattura il cavallo, il bianco cattura il vescovo, donna cattura vescovo e donna cattura cavallo. Avete visto l'efficacia di una donna in azione già in apertura, collocata nella casa ottimale. Ok? Bene. Perfetto. Breyer, adesso qui Widmar, insomma, deve cominciare a pensare. Sposta il vescovo. Ok, vuole tenere la coppia di vescovi. Il vescovo da B6, molto forte, controlla la diagonale sull'arrocco. Vescovo F4. Sviluppa un pezzo, attacca il cavallo con una batteria e inchioda anche la donna che sta dietro il cavallo. Ora qui è forzata cavallo FG4. Perché se giocasse cavallo FD7, che difende il cavallo, arriverebbe cavallo per E6, donna per E6, facciamo un esempio, no? Ora uno dice, ma io lo porto indietro e difendo il cavallo. Il punto è che dopo cavallo per E6, donna per E6, può arrivare torre E1, torre AE1, torre AE1, inchioda il cavallo, molto forte questa mossa. Mettere a GX la donna, composizione nettamente scomoda per il nero. Quindi qua bisogna trovare cavallo G4, ma Widmar la può trovare una cosa così. E infatti non la trova, perché mettere il cavallo in G4 in realtà è come se lo si mettesse in pasto al leone, no? Non è naturale mettere un cavallo che è facilmente scacciabile da un eventuale H3. Evidentemente c'è qualcosa di tattico. Brady, che fai? Che hai toccato? Scusate, comparso. Brady, sei qua, sei là, ma che fai? Lui si diverte. Qui stiamo facendo un video molto serio. Ok. Cavallo per E6, e la gioca Breyer. Donna per. Torre AE1. Inchioda il cavallo. Mette torre per Nigotti. Breyer. Scusate, Widmar. Vescovo E3, ora cambia obiettivo. Vuole cambiare quel forte vescovo. Cavallo G4, partita molto complessa adesso. Cavallo D4, attacca la donna. Vescovo per. Pedone per. Ricatturare di vescovo non andava bene, perché si prendeva matto. Perché arrivava donna per torre, torre per donna e torrone per Nigotti, per torrone per Nigotti, matto. Lo vediamo un attimo, lo faccio anche per i novizi, magari vedendo solo delle frecce non capisco. Qui c'è scacco matto, se si prende ovviamente. Ok, dobbiamo prendere il pedone, occhio con cosa si ricattura. Chiaramente Breyer lo vede. Coppia di vescovi contro coppia di cavalli. Interessante. Cavallo F6. Attacca la donna di scoperta.
blocco con il cavallo. E qua, guardate Breyer, torrone Pernigotti su E4, sacrificio di qualità. E qui si guadagna un pezzo, perché dopo di Pere si guadagna la donna direttamente, vescovo B3, e il nero ha abbandonato, Widmar ha abbandonato. Guardate questo giocatore, come Breyer, come giocava scacchi, veramente mi ha sorpreso, non l'ho mai visto giocare, adesso lo vediamo. Ok, andiamo a vedere la seconda partita con i pezzi bianchi, sarà la più bella partita della sua carriera, tra l'altro. Bene signori, seconda partita di Breyer, questa è la partita più bella della storia di Breyer, la partita considerata un capolavoro dell'attacco, una delle più belle partite degli anni, di quegli anni lì, insomma. Ok, bene, stiamo parlando degli anni 10, quindi una delle partite più belle. Questa è una partita del 1916, se non erro. Suo avversario Esser o non Esser, battuto dal pro de Breyer. E che succede qua? Scusate, qualche problema con i tasti, perché Brady allunga le zampe. Ok, bene. Esser pezzi neri, Breyer pezzi bianchi. Andiamo a vedere questa partita. 1 di 4, come potete vedere Breyer non gioca soltanto un E4 come tutti i grandi attaccanti, ma gioca anche D4. D4, D5, quindi difesa simmetrica, di partita di donna, gambetto di donna. Ecco, vediamo, una partita tranquilla. Il gambetto di donna, signore, no, uno può dire sarà una partita noiosa. Vediamo. C6, difesa slava. E3 per difendere il pedone, questa è una variante tranquilla per il bianco. Cavallo F6, cavallo C3, E6. Ora siamo rientrati in una sorta di semislava, perché nella slava esce il vescovo in F5, nella semislava rimane dentro la catena dei pedoni. Sono dettagli. Vescovo D3, qui il nero potrebbe cambiare il pedone in C4 per far perdere il famoso tempo al vescovo, ok, e poi giocare B5, vescovo D3, cavallo BD7. Ne ho un gioco interessante, attivo. Vescovo D6, F4. Al motore non piace tanto, ma qui si vede Breyer, quello spavaldo, sperimentatore, lui vuole sperimentare, ovviamente. E questo è, sembra quasi uno Stonewall. Uno Stonewall col bianco, però la differenza tra lo Stonewall è che nello Stonewall il pedone C4 generalmente sta in C3. Ok, F4, non sarà comunque aggressiva. A rocco corto, Esser secondo me non si sta accorgendo di essere in pericolo. Cavallo F3, presa del pedone, e qui vedete Breyer, piuttosto che catturare il pedone in C4, mantiene il vescovo sulla lunga diagonale. Non piace al motore, però, e dai, oggi no, ai tasti, su, prendi, ma che fai?
Lo vuole maneggiare. Ah, è più interessato ai tasti che alla partita. Ora, preferisce tenere il vescovo puntato contro la Rocco, piuttosto che riprendere materiale, ok? Al motore non piace, però agli esseri umani dà fastidio poi avere tanta iniziativa contro. I motori sanno parare qualsiasi tipo di attacco. Se c'è una difesa, il motore la trova, ok? B5. Qui Esser decide di tenere tutto il materiale. E4. Guardate che tre pedoni affiancati al centro, tre pedoni veramente tirannici, minacciano il forchettone in E5 e c'è un bel controllo qui adesso del bianco. Però il motore dà ancora gioco pari, incredibile, ma è così. E il bianco invece, secondo me, a gioco pratico sta molto bene. Certo, materiale in meno, il motore materialista. Vescovo E7, ho giocato la migliore motore per evitare il forchettone, ovviamente. Cavallo G5. Breyer aveva sempre la base degli attacchi di Breyer, erano sempre questi, quello di piazzare il cavallo in G5. Come potete notare dal motore, non era un giocatore molto preciso, era un giocatore senza compromessi, che voleva giocare d'attacco, voleva più annichilire. H6 per interrogare il cavallo. Ora, uno mi potrebbe dire, mi hai detto che se c'è ancora il vescovo in delle case chiare, che tempesta, il vescovo che tempesta, non bisogna fare H6 per non indebolire le case chiare, però qua il pedone in F7 è ancora a casa, quindi questa casa è forte. Nel caso precedente il pedone F nero non c'era più. Queste sono cose che dovete cominciare a metabolizzare, no? C'è differenza, c'è differenza. Uno può confondersi e dire, ma come, mi aveva detto che, e adesso fa così, fa il contrario. No, quando dico demolire e controllare le case chiare, vuol dire che la casa deve essere debole, ma la casa G6 adesso non è debole, quindi H6 si può fare in questo caso. H4, attenzione, Breyer sacrifica un pezzo, sacrificio del cavallo. In G5 vedete che il motore non prende il cavallo, perché se prende il cavallo si apre la colonna H e si entra con la donna in H5. Che se si prende il cavallo, dai, ti prego, non farmi sti scherzi, non questo, vabbè, le frecce vanno dove vogliono, devo avere le mani sudate. Se si prende il cavallo, chiaramente il bianco ricattura col pedone H, e attacca il cavallo in F6 e dopo arriva donna in H5. E prendi matto qua. O comunque recupera materiale e con attacco. Quindi non bisogna prendere il cavallo. Infatti Esser non prende il cavallo, però gioca G6. G6 è un indebolimento della struttura proprio dell'arrocco. E5, signori, la migliore del motore, incalza, incalza, via il cavallo, via il cavallo. Ok, cavallo per cavallo, presa, e qui un'imprecisione, il motore preferiva la ripresa diretta del cavallo in F6, con gioco leggermente favorevole al bianco. Però, secondo me, Breyer non voleva poi che il vescovo andasse in G7,
Ok, presa, cavallo di 5, re f1. Re f1, ma che mossa è re f1? È un blunder. Breyer ha commesso un blunder, ma perché ha giocato re f1? Vediamo chi di voi è attento. Brady, secondo te perché ha giocato il re in f1? Sentiamo Brady, signori. Secondo me ha giocato re f1 per mettere la donna in e1, entrare in h4 e fare batteria sulla colonna h per i pezzi pesanti. Bene, avete sentito Brady, e questo secondo me è, questa è l'idea. Il problema è che il motore trova cavallo per c3, b per c3 e poi donna e8. Il motore riesce a difendersi, però sembra devastante. Cavallo per c3 giocata, preso, vescovo b7, donna g4, comunque ottiene lo stesso scopo, anche da e1 poteva andare in h4, ma anche da g4, ok. Re g7 per far passare la torre in h8, e qua signori, Brady, ma che è sta roba? Sacrificio di torne per Nigotti, spaventevole. Esser cattura il torne per Nigotti, e scacco di donna in h5, non può prendere di pedone perché vedete che c'è il forte vescovo di fianchetto che inchioda, che inchioda, deve spostare il re, re g8, vescovo g6, sacrifica un altro pezzo signori, vescovo per g6, all'attacco, all'attacco f per, donna scacco, re h8, donna h6 scacco, Brady, che succede? Brady, scusate un attimo che si è sentito male, niente, Brady ha avuto un colpo di sonno, purtroppo i bradipi soffrono di letargia, quindi a sonno siamo andati a fare la scarpinata e adesso il jogging e adesso a sonno, sta tenendo gli occhi aperti con lo scotch sulle palpebre. Guardate che occhi sbarrati, Brady. Guardate, abbiamo lo stesso colore di occhi, color ghiaccio, signori, occhi di ghiaccio. Io sono lo scacchista dagli occhi di ghiaccio, come Clint Eastwood, signori. Sposta il re. G6 minaccia semplicemente matto, qui il nero deve ridare il torne per Nigotti, per salvarsi, unica e la trova, scacco, prende con il re, scacco in h5, scappa con re, f5, apre lo sportellino per il vescovo. Guardate il motore adesso, già più 12. Notare, il bianco ha ben due pezzi leggeri in meno, però tutti i pezzi del nero, guardate qua, questi tre pezzi non fanno nulla, come se non ci fossero la scacchiera, e tra l'altro questi due pezzi, donna e vescovo, non possono per ora difendere le case chiare, sono una vera debolezza, signori. Prende il pedone, scacco di vescovo, la migliore del moto, matto in 9, signori, vediamo se trova il matto in 9, sposta il re,
Brady ha sonno, signori. Lo metto a dormire perché purtroppo ha sonno. Purtroppo deve andare a dormire. È un bradipo, purtroppo i bradipi dormono 18 ore al giorno, spero, mi spiace, ma quando Brady ha sonno. Scusate ancora per lui, povera bestia. Ok, re in G8, scacco in G6 di donna, adesso il matto in 12, sposta il re. E qui essere abbandonato, perché adesso qui segue la mostruosa, vediamola, questo matto in 12, scacco, deve prendere, forzata, prende, minaccia il matto in G7, donna G8 per difendere il matto, donna H5 scacco, donna H7, ma Brady è andato a dormire, cos'è sto? Brady non c'è più, ok, donna E8 scacco, donna G8, F7, invece di fare un'altra donna, donna per E8, F per 8, donna, scacco, re G7, torre 1, entra in gioco il secondo pezzo pesante, cavallo A6, torre 7 scacco, re F6, torre 6 scacco, re G7, donna E7 scacco, re H8 e torre G6 con matto imparabile in G7. Ok, quindi devo fare i complimenti anche allo sconfitto, perché se è abbandonato avendo visto il matto in 12. Ok, questo era Breyer col bianco, ora andiamo a vedere Breyer con il nero. Ok, Brady. Ok ragazzi, Breyer pezzi neri contro Alasi, pezzi bianchi, partita del 1917, siamo in piena prima guerra mondiale. E4 di Alasi, vediamo cosa giocherà Breyer contro un E4. Breyer apparteneva all'impero austro-ungarico, l'impero austro-ungarico era in guerra, ma lui continuava a giocare a scacchi. E4 e5, cavallo F3, D6, difesa fili d'or, signori, D4, cavallo D7, la mia variante preferita della fili d'or, la variante Hanam, detta anche Black Lions, leone nero, molto giocata online, perché ha uno sviluppo comunque molto... molto standard e facile da installare. Pesco C4, C6, è molto importante fare C6 nel Black Lion, perché altrimenti sarebbe arrivato pedone per E5, pedone per E5 e donna D5 con minaccia di matto in F7, no? Incredibile. Se non si gioca C6, ad esempio una mossa come cavallo F6, sarebbe insomma pericoloso, infatti, per, pedone per, in questo caso arriva cavallo G5 e non si può difendere F7, ma ad esempio un'altra possibilità, posto il cavallo F6, tipo una mossa o H6, diciamo una mossa a caso, H6, arriva la presa, V5,
vescovo per F7 diretto scacco. Donna di 5. No, c'è donna F6. Vescovo per F7. Re per F7. Cavallo per E5 scacco. Re F6. R comunque vi va a spasso. Cavallo C3. Composizione vincente. Non si può mai toccare quel cavallo, ovviamente, perché altrimenti si prende matto in D5. Ok, quindi bisogna giocare C6 in questo schema. Ok ragazzi, ecco qua, tornato Brady. Io non so che cosa succede oggi con i tasti. Torniamo indietro. Ok, bisogna giocare C6. Arrocco corto. Vescovo E7. Sempre per impedire cavallo G5. Cavallo C3. Donna C7. Vescovo E3. H6. Cavallo in D2. G5. Un attacco pretenzioso da parte di Breyer, signore. Il motore non piace granché, però guardate, ha un suo effetto psicologico questa mossa qua. Vuole tirare tutti i pedoni addosso. Cavallo E2. Cavallo di in F8. Porta indietro i pezzi alla Wolf Anderson, ma per riportarli avanti. Vuole andare in G6 col cavallo, signore. Cavallo G3. Cavallo G6. Cavallo F5, D5. Oggi non potete più vedere giocare a scacchi in questo modo, perché i giocatori la studiano col motore, e se vedono che il motore è già alla decima mossa da un più 1,50 al bianco, non giocheranno mai una cosa così con il nero. All'epoca si improvvisava sulla scacchiera. Se trovano, e i giocatori comunque dovevano poi trovare la soluzione alla scacchiera. Oggi i top GM hanno già la soluzione in tasca, sanno benissimo cosa giocare in qualsiasi situazione, perché hanno memorizzato tutti i pattern di tutte le aperture studiate al motore. Quindi oggi di genialità alla scacchiera ce n'è ben poca. Magari qualche combinazione spettacolare, sì, però scordatevi in apertura di trovare qualcosa di innovativo, no? O di calcolato alla scacchiera, ok? Per questo che i grandi maestri cercano di entrare in linee anche a volte un pelo secondarie per far uscire l'altro dalla preparazione, per farlo pensare alla scacchiera. Ma secondo me a livello di analisi alla scacchiera, i giocatori di una volta erano più profondi dei giocatori di oggi. I giocatori di oggi sono nettamente più pratici, fanno molti meno errori, ma questo è dettato dal fatto che usano i motori in allenamento. E alla scacchiera pensano ben poco, in realtà. Vescovo per cavallo. Pedone per. Cavallo F4. Nero vuole attaccare, vescovo per cavallo, pedone E per cavallo. Perché non ha preso col pedone F per aprire la G? Perché altrimenti il bianco avrebbe catturato il pedone E5 di pedone e avrebbe avuto controgioco. E se così è tranquillo. Torre 1. Inchiodare il vescovo, arrocco lungo, e la gioca arrocco lungo su di noi. C3 solidifica il bianco, ma vedete che il nero adesso ha già iniziativa. Cavallo F6, B4, quindi il bianco sta cercando un attacco dove ha arroccato il re, no? Un attacco sull'ala di donna, una tempesta pedunale sull'ala di donna, mentre il nero cercherà di arrivare prima sul lato di re.
G4, signori, G4, guardate che roba. Torre B1. Bianco però sta giocando un po' lento, il nero arriva prima qui. Vescovo D6, batteria. Donna A4, vuol dare qualche fastidio. F3, oggi un grande maestro avrebbe giocato Re B8, perché è una mossa molto profilattica, teneva tutto a bada e dopo avrebbe attaccato sulla D. Invece una volta erano più impulsivi, signori. G3, cercando di bloccare la, diciamo, l'avanzata della tempesta. H5, se ne frega del pedone in A7, Breyer, signori. B5, bianco attacca anche lui, a testa bassa. H4, qui non c'è tempo da perdere, bisogna correre, bisogna andare veloce. Si può stare a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ok? Chi arriva prima, partita al coltello, presa. Presa, avete visto che non ha ricatturato il pedone C6, ma subito aprire il gioco all'attacco, deve arrivare per primo il nero. E dai, che San Francisco, ma che è? Brady? O sono i barbascacchi che mi fanno questi scherzi, secondo me. Sono i barbascacchi che fanno questi scherzi stupidi. Da remoto. Preso il pedone. E qui il sacrificio di Vescovo. Il motore dà ancora il gioco pari. Ma attenzione, il bianco deve giocare l'unica linea che salva la partita, Vescovo A6. Cioè, signori, queste sono partite, no, dove voi dite, il motore è da gioco pari. Gioco pari, ma c'è solo una linea che da gioco pari, una linea quasi introvabile per un essere umano. Quindi, potete ben capire come potrebbe finire. E infatti non la vede. Va dritto per dritto, prende il pedone con... il trone per negozio, dice attacco la donna, minaccio donna per A7, minaccio di dare matto, però c'è matto in 9, ma attenzione, il matto in 9 si trova solo giocando vescovo F2, vescovo per F2, anche torre H1 scacco, ma è matto in 12, però bisogna sacrificare pezzi, non si dà matto, e la gioca vescovo per F2 micidiale. Re per scacco in H2, scappa col re, donna H6 scacco, c'è matto in 6, re torna in F2, donna per D2 scacco, unica torre E2, cavallo E4 scacco. Ora chiaramente se si cattura di vescovo si perde il torre per Nigotti con scacco in E2, però forzata, donna per E2 scacco, re G3, donna H2 scacco, e qui dopo re per G4 arriva torre di G8 matto, se ce la facciamo, che hanno oggi trash. Ok, e il nero, il bianco ha abbandonato, Avasi ha abbandonato, avete visto? Partite d'attacco, i tempi sono fondamentali. Quando vi stanno incalzando da un lato, non bisogna aver paura, a difendere a tutti i costi il pedoncino, la rock, no, bisogna andare all'attacco dall'altra parte, veloce, veloce. È una cosa che anch'io faccio fatica a fare, ma io sono un giocatore che a volte vuole speculare troppo sulla difesa e fa male, soprattutto nelle blitz dove sto facendo delle porcherie immonde, perdo delle partite assurde, partite con due pezzi in più, perché rimango con 3 secondi, i 2 secondi da buono con questi cavolo di tasti non servono a niente in realtà, perché è tempo che metti la freccia sul pezzo e lo clicchi, boh, hai già finito il tempo. Io quando vado sotto di tempo nelle blitz mi sto allenando 3 più 2, perché poi ci sarà il torneo 3 più 2, farò una brutta fine.
perso tipo 15 partite, ne ho vinte 5 nelle ultime 20. Perché? Perché sto sempre in vantaggio, ma anche così consistente, no? Poi chiaramente con pochi secondi non vedo neanche poi le mosse più elementari, vengo preso dall'agitazione. Io ho una differenza mostruosa, cioè ci perdo tanto, perdo almeno 300 punti io dal Rapid al Blitz attualmente. Alla scacchiera sarebbe diverso, se un 3 più 2 giocato dal vivo sarei molto più forte, perché perché non c'è il pre-move, non c'è, poi il toccare i pezzi, schiacciare l'orologio dà la carica, no? dà l'impulso, no? di giocare veloce, cioè proprio qualcosa di tattile. Qui invece è tutto molto freddo, bisogna essere molto bravi con i tasti, non con la mano veloce, no? Non c'entra niente la mano veloce online, c'entra saperci smanettare. E non sono capace. Cosa fare? Ok, andiamo a vedere l'ultima partita di Breyer con i pezzi neri. Ok ragazzi, ultima partita Breyer pezzi neri con i pezzi bianchi Max Euwe, futuro campione del mondo. Siamo nel 1920 e questa sarà forse una delle ultimissime partite di Breyer prima della sua dipartita. Euwe pezzi bianchi, vediamo. E4. Cavallo C6, difesa Ninzovic, come potete vedere. Il buon Breyer non giocava quasi mai le stesse aperture, cambiava in continuazione. Cavallo C3, non gioca D4, gioca prima cavallo in C3. Cavallo F6. Ricorda un po' il tango dei cavalli neri, questa roba qua. Ma che è sta fare qui? D4 E5 presa di cavallo F4, Euwe vuole scacciare quei cavalli, cavallo torna in C6. Come potete vedere questa è una variante scorretta, al giorno d'oggi non la vedete più una cosa del genere, anche se c'è qualche partita, una del 2012 con Milan Merger che ha giocato questa cosa qua contro Kalajdzic. E5 attacca ancora il cavallo, cavallo G8, vescovo C4, sembra una spremuta di sangue, il bianco ha tutti i vantaggi possibili immaginabili. Guardate, il nero ha tutti i pezzi a caso. D6. Euwe continua giustamente lo sviluppo. Vescovo G4, non chiudo il cavallo. Arrocco corto. Donna D7, si prepara ad arroccare lungo. Donna E1 si toglie dall'inchiodatura, arrocco lungo, cavallo G5, questa volta è Euwe che usa il cavallo di Breyer, il cavallo in G5, il cavallo d'attacco, per attaccare il punto F7 con due pezzi, preso, qui Breyer se ne frega di cavallo per F7, perché dopo cavallo per F7 arriva lo stacco di donna in D4 e parte il vescovo, quindi un trappoloide. Sposta il re per non prendere lo scacco. Ora il pedone F7 va difeso con cavallo H6, invece fa F6, si lascia andare quel doppio e Euwe dà il doppio. Cavallo A5 attacca il vescovo che è difensore del cavallo, prende la qualità e prende il vescovo. Quindi Euwe prende il torrone per Nigotti mentre Breyer prende il vescovo. Signori, adesso il nero sta leggermente meglio, perché poi Euwe ha cercato qualcosa. Donna attacca cavallo. Attenzione.
Cavallo D6, attacca donna, difende il cavallo e attacca il cavallo in D8, che credo sia perso. Continua ad attaccare Euwe, ma con troppi pochi pezzi, secondo me. Vescovo E7, la più precisa. Non si poteva prendere il cavallo con il re, no, perché arriva pedone per E5 e c'è complicazioni. Il vescovo è sulla colonna aperta della torre. Se il bianco riesce a catturare questo pedone, e vabbè, ce la faccio, vabbè, ma avete capito, se il bianco riesce a catturare questo pedone, ce la facciamo? No, non ce la facciamo, abbiate pazienza oggi così. Vabbè, se il bianco cattura questo pedone, non Brady, signora, che succede? Ok, se il bianco cattura questo pedone, c'è questo vescovo sospeso a raggi X sulla colonna aperta, quindi vescovo E7 è nettamente migliore. Intanto il cavallo non scappa da lì. Euwe cattura lo stesso il pedone. Pedone per, pedone per. Cavallo per pedone, però insomma è un pezzo, due pezzi leggeri per il torneo per Nigotti. Scacco, sembra carina questa di Euwe, perché se prendi col vescovo entra con la donna con scacco, vabbè, ma il bianco attacca con troppi pochi pezzi in realtà. Scacco, para di donna, via un pedone, cavallo F6, insomma. Qui è game over, guardate i pezzi del bianco. Questo cosa vi fa capire? Che attaccare sempre con pochi pezzi, o addirittura solo con la donna, potete sperare al massimo in un perpetuo. Ma il problema è che se il nero ha tutti i pezzi sviluppati, troverà delle mosse di difesa e poi di contrattacco. Voi avete ancora i pezzi a casa, e qui ha giocato come un novizio. Giocato troppo baldanzoso, pensava che Breyer fosse più tenero, ha sottovalutato l'avversario, torre G8, attacca la donna, sposta la donna, torre G6, guardate come sta donna viene incalzata adesso, sviluppa il cavallo, torrone attacca un cavallo inchiodato, Euwe pensa di poter recuperare materiale, pensa, ma arriva cavallo F5 che fa da scudo al cavallo F6 e attacca la donna, presa, e che è qui San Francisco? Ma chi ci è mai stata San Francisco, signori? Ma chi ci è mai stato? Seguivo il telefilm Le strade di San Francisco, quello sì, non sono mai stato. Presa, e qui sposta il cavallo, attacca la torre, sposta il torne per Nigotti, e qui con ben due, con ben il cavallo in più, rimasto col pezzo in più. Euwe continua a giocare perché lui è più forte, lui è futuro campione del mondo. Va bene, presa, scusate oggi tasti. Ok, e qui scacco e Euwe ha abbandonato, che giocare sul finale col pezzo in meno è praticamente impossibile. Ok, va bene, questo era Breyer, ho voluto accontentare gli utenti del canale che mi hanno fatto la richiesta su giocatori, mandate richieste se volete, solo che adesso poi farò un altro ciclo. Ora, le richieste sono ancora due sui personaggi, una è quella su Dimmer, quello del gambetto Black Mark Dimmer, e poi mi hanno chiesto con insistenza Blackburn, la morte nera. Blackburn, su Blackburn ci sono molti video su YouTube, però siccome è una richiesta del pubblico, accontentiamo, io accontento. Poi però è finito il ciclo dei personaggi misteriosi e si passerà ai grandi giocatori del passato italiani. Prossima settimana ovviamente si sta fermi, e si ritornerà tra due settimane,
saremo poi nel mese di giugno, farò le due puntate, cioè ancora le due settimane a giugno, andremo poi a metà luglio, farò ancora magari un paio di puntate a luglio, adesso vediamo un po' come sarà la programmazione, comunque una settimana sì, una settimana no, poi ad agosto si sta fermi un mese, ok, vi godete le vacanze. Prossimi video, quindi tra due settimane, martedì, farò vedere delle mie partite, delle porcherie, farò vedere come buttare via le partite nelle blitz, partite completamente vinte, tutte buttate via. Poi, mercoledì, teoria dell'apertura, vi faccio vedere l'attacco di Dilworth, e poi il venerdì ci sarà Dimmer come personaggio misterioso, diciamo, a richiesta. Ok ragazzi, mi raccomando, fate passaparola, iscrivetevi al canale, un like non costa nulla, fatelo anche per Brady, che poverino, a volte sta qui proprio forzosamente perché deve dormire, è un bradipo, è a sonno, e ogni tanto, ok, c'è, però deve anche dormire, ha avuto dei colpi di sonno in diretta. Va bene ragazzi, che dire, con questo è tutto, vi auguro buon weekend, ciao e arrivederci.